Bravo. Grazie. Sai com'è, un sacco di tempo libero ultimamente. Merito tuo. Simone, noi abbiamo riaperto. Cioè, è vero, me l'hanno detto. Ora sei il capo, giusto? Beh, allora ti dedicheranno una via della città. Qui a breve, signori, Viale Parisi, eh? Salvatore della patria abbiamo. Bella la giacca. Oh. Vuoi almeno sentire quello che ho da dirti? Senti. Io sarò anche giovane. Ma quelli come te li conosco. A me non attacca. Te non... te ne frega un cazzo di me. Quando ci hai messo per lasciarmi a casa un secondo, due? Ho dovuto fare delle scelte. Troppo facile dire ho fatto delle scelte. Le hai fatte sulla mia pelle. Simone, tu vali più di questa merda. Che cazzo vuoi? Voglio che torni in fabbrica con noi. Il tuo posto è lì. La fregatura dov'è? Che ti devi impegnare. Se no ti prendo a calci in culo. Non era con la sua fidanzata. Non ho una ragazza. Ho una storia, ma non con una ragazza. Non ho capito. Vabbè, allora possiamo dire che quella sera era a casa della persona con la quale ha una storia. Sa, mio padre è un tipo all'antica. Io a casa non ce la facevo più e quindi ho affittato quell'appartamento in via Brenn per vivere la mia vita. Che stai facendo? Fermo! Oh! Questa non è finta. Matteo, ma dove l'hai presa? Sì, sì, lo so, papà. Niente armi, no? Ma di Zanna non mi fidavo, l'ho portata lo stesso. Io non ci sto capendo un cazzo. Lasciaci andare, mettila giù avanti. Mettila giù tu, forza! Perché ti sei messo vicino a me in assemblea? Per darti fastidio? Missione compiuta. Non farlo più. Lo sai che gli opposti si attraggono? Hai finta di fare il primo della classe a Parisi. Adesso sei un disoccupato come tutti gli altri. Non si risolvono così i problemi, no? Ma tu che cazzo ne sai dei miei problemi, eh? Che cazzo ne sai? Che facciamo? For adventure, when it's scary and when it's fun, we're dancing with the skeleton.